Possiamo cominciare. Allora, benvenuti, buonasera a questo ulteriore incontro di presentazione del piano del colore e del decoro urbano del comune di Castellaneta, che è sicuramente un altro passaggio, un'altra tassione importante in questa, diciamo, senza enfasi possiamo chiamarla, nuova stagione urbanistica del comune di Castellaneta. Ci siamo visti qualche tempo fa per un altro incontro sul piano urbanistico generale, sulla rigenerazione urbana, dove abbiamo più o meno declinato tutto quello che il comune ha predisposto nell'ambito della pianificazione territoriale urbanistica, paesaggistica e anche diciamo attuativa, i famosi PIRU, programmi integrati di rigenerazione urbana. Oggi parliamo di questo piano del colore, del decoro urbano, che diciamo si ascrive più alla, più che all'urbanistica, all'edilizia, più che un piano, si tratta di un regolamento in effetti, è abbastanza circoscritto anche all'ambito di applicazione, però è molto importante e soprattutto, come tutti diciamo, i regolamenti attuativi che in qualche modo influiscono direttamente sull'edilizia, è anche molto sentito, è anche molto percepito dal punto di vista, diciamo, architettonico, cromatico, visivo. Però io non voglio anticipare nulla rispetto a quello che poi ci illustreranno i progettisti, io sono il moderatore in questa, diciamo, in questo incontro, per cui passerei al sindaco direttamente i saluti, il geometra Lo Grande, presidente dei geometri, ci farà i suoi saluti. Poi passeremo al, diciamo, all'intervento del sindaco Giovanni Gugliotti, poi i progettisti, due del team di progettisti che si sono occupati della progettazione del piano del colore, ci illustreranno in generale il piano, e dopodiché ci raggiungerà l'ingegnere Barbara Valenzano, che è il direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche del Paesaggio della Regione Puglia, che chiuderà l'incontro. Dopodiché io auspicherei, vorrei che ci fossero degli interventi, per cui chiunque voglia in qualche modo intervenire alla fine dell'incontro può già o iscriversi se ce n'è bisogno, se no poi andremo, insomma, un po' così a chiamata diretta. Quindi a questo punto geometra Lo Grande, prego. Grazie e buonasera. Benvenuti tutti quanti, ovviamente. No, ma la mia voce si sente, no? Sono stato precedato dal sindaco, quando i sindaci ordinano bisogna eseguire l'ordine. E la ringrazio perché è un argomento molto interessante, sempre sentito, come ha anticipato l'architetto Fuzio, e sono qui, credo, a rappresentare, forse devo portare anche i saluti dell'ingegner Curri e dell'architetto Prontira, che forse non hanno potuto essere presenti, quindi rappresentiamo le categorie professionali. Non ruberò molto tempo, però devo solo dire un complimento ai progettisti, perché ho visto nell'altra sala le rappresentazioni grafiche e senza dubbio, se con l'auspicio che il piano e il regolamento venga attuato in tutte le sue forme, sicuramente darà nuova linfa anche alle attività economiche che eventualmente si andranno, o ci sono già e che si andranno a sviluppare lungo quelle strade che sono interessate al piano del colore. E non voglio rubare altro tempo, quindi considerato che ci sono una serie di relatori che hanno sicuramente illustreranno meglio, perché chi non lo conosco, questa sera è la prima volta che ho visto la brochure, quindi devo ribadire i miei complimenti al progettista, ovviamente al sindaco. Grazie di tutto e buon lavoro. Grazie geometra. A questo punto l'intervento del nostro sindaco Giovanni Gugliotti, prego. Grazie e buonasera a tutti. Devo anche io partire dai ringraziamenti, ma non come ringraziamenti di circostanza, ma perché credo sia veramente il caso di ringraziare un periodo abbastanza caldo anche in termini di convegni, incontri, so benissimo, siamo sentiti anche i vari presidenti,
quindi un periodo abbastanza incasinato questo, quindi grazie al Presidente per essere qui, perché lui con gli altri suoi colleghi di Castellaneta manifesta proprio la volontà di collaborare e di consolidare ancora di più questo rapporto che c'è fra i geometri e l'amministrazione. Ovviamente ne abbiamo parlato, diceva l'architetto Fuzio, qualche giorno fa anche con gli altri due presidenti delle ordini, sia quello degli architetti sia quello degli ingegneri, dell'assoluta necessità di interfacciarsi con gli ordini, perché solo da questo gioco di squadra credo che i risultati possano arrivare, e lasciatemelo dire, credo che a Castagneta qualche risultato si inizi a vedere, perché io giro parecchio, non solo in provincia di Taranto, ma per vari motivi anche fuori, non è che veda poi chissà quanto dinamismo in giro per la Puglia. Quindi è importante continuare su questa strada, ma dicevo questo non per prendermi merito di questo, ma per ringraziare sia l'architetto Fuzio, quindi continuavo da dove ci ha lasciato lì, no? Ringraziare l'architetto Fuzio che stasera in una veste inedita, no? Quella di moderatore, ma in realtà è il nostro coordinatore dell'ufficio di piano, quindi ci sta sostanzialmente guidando nell'approvazione del PUG che ci auguriamo possa arrivare quanto prima. E il ringraziamento va di cuore per l'evento di stasera anche a dei tecnici locali, quindi una giusta sintesi, una giusta sinergia fra uno studio, come dire, forestiero per certi versi, anche se ormai lo studio funziona per a Castellaneta da svariati anni, prima il papà, poi Nicola, e i tecnici locali, quindi tutti insieme parliamo con un'unica voce. Quindi il ringraziamento accanto ai due senior, no? Si dice in inglese, mi dispiace per loro, vuol dire che gli anni passano, ma anche e soprattutto alle giovani leve, eh? Quindi a Rosanna, quella dimentico qualcuno, Rosanna Bussolotto, a Giuliana Gigante, Tiziana La Torre, Natalia Risola e Flavio Ossicelli. Perché questo pool, questa squadra, questa equipe sta portando a compimento un altro importante lavoro. Io vi tratterrò veramente pochissimi minuti, ma ci tenevo tantissimo a chiarire che l'incontro di stasera, e vi posso dire che ce ne saranno di altri, fa parte di un percorso di confronto, di dialogo anche con la cittadinanza, che non serve solo a far vedere quello che stiamo facendo, che è anche importante, lo facciamo, ce lo teniamo nel cassetto, serve a poco, dico, dobbiamo parteciparlo a tutti, ma anche nel caso di stasera, che è ancora prima dell'adozione di questo piano, del piano del colore, parleremo anche del piano di recupero del centro storico, ancora prima dell'adozione noi vogliamo sentire le vostre impressioni, di tutti quanti, dei cittadini, dei tecnici, delle imprese, io tutti quelli che conosci li ho invitati. Perché? Perché il percorso che abbiamo avviato con l'assessore Cucoluto, dove si è parlato ovviamente della pianificazione madre, quella più importante del piano urbanistico generale, che quasi non ci sembra vero, sta per arrivare in porto dopo 47 anni, dal famoso 69 quando fu adottato il PDF, 72 fu poi approvato, ci misero 3 anni, noi speriamo di metterci molto meno, diciamo, siamo fiduciosi che in qualche mese si riesca a chiudere la partita. Quindi abbiamo avviato questo percorso parlando del PUG, abbiamo presentato le rigenerazioni urbane che sono state proiettate la volta scorsa in diapositive, le parti più significative sono state proiettate. Questa sera le rigenerazioni ve le ritrovate lì esposte, perché noi vogliamo mettere in evidenza quello che è stato fatto sul PUC, quello che è stato fatto sulle rigenerazioni urbane, ed è l'occasione per presentare il lavoro fatto dagli architetti che ho ringraziato prima, perché questo percorso continuerà. Noi dopo la chiusura dell'iter del piano di recupero del centro storico e del piano del colore abbiamo, e qui forse i geometri più di qualsiasi altro tecnico ci può supportare, abbiamo da chiudere anche il nuovo regolamento igienico-sanitario e anche il regolamento edilizio. Dico questo perché se riusciamo, questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, stavo per dire come maggioranza, io credo che come amministrazione, che soprattutto su queste cose, e queste sono le regole del gioco dell'urbanistica per i prossimi anni, mi auguro non per i prossimi 40, ma sicuramente per i prossimi 10-20 anni, quindi
voglio parlare a nome di tutta l'amministrazione, è se il percorso lo riusciamo a completare, noi approviamo il PUG. All'interno del PUG abbiamo già di fatto approvato la normativa regionale, poi se volete vi spiego anche meglio nel dettaglio il piano tratturi, perché alcuni comuni sono stati commissariati, ad altri è stata data la possibilità di andare in conferenza di avvisi, noi abbiamo superato la conferenza di avvisi e l'abbiamo subito inserito nel PUG, quindi di fatto, se mancava da oltre 10 anni, perché era dal 2002 credo che fosse obbligato all'approvazione del piano tratturi, non è mai stato fatto, oggi lo abbiamo fatto. Quindi abbiamo il PUG con all'interno il piano tratturi e il percorso che vogliamo concludere vede l'approvazione del piano di recupero del centro storico con il piano del colore, regolamento igienico-sanitario che è già bello e pronto, abbiamo incaricato un medico importante della ASL che ci ha dato la sua bozza, che io non ho ancora presentato perché ci sarà un incontro di soli tecnici. Prima di questo incontro manderemo via mail la bozza che ci ha dato il dottor De Carlo, che ci ha predisposto il dottor De Carlo, sentiremo le vostre osservazioni e chiuderemo il regolamento igienico-sanitario. Regolamento edilizio, la normativa nazionale, sapete, sta andando avanti, ne stanno facendo uno unico e poi vedremo, come dire, di calibrarlo rispetto alle esigenze di Castellaneta. Il piano delle antenne lo abbiamo definito, quindi alla fine della legislatura speriamo di poter parlare di una legislatura costituente per quel che attiene le pianificazioni. E va tanto di moda, noi vogliamo che Castellaneta si metta un... cioè, questo possa essere considerato un anno zero, no? Resettiamo tutto e tutte le pianificazioni, dalla pianificazione madre fino a quelle minori, ma che io reputo altrettanto importanti, possano tutte quante vedere la luce, perché fra pochi mesi, diciamo, da metà del 2017, finalmente Castellaneta, anche dal punto di vista urbanistico, nella sua accezione più ampia, possa essere considerato un paese all'avanguardia. Il nostro PUG, quando venne la Barbanente, la Cucuruto, ricordavo le parole della Barbanente quando approvarono il PPTR, ci trovavamo un po' in difficoltà, e ci eravamo intoppati, chiudo rapidamente, e ci disse la Barbanente: vabbè, se riuscite ad adeguarvi potreste essere i primi a farlo, no? Beh, Castellaneta avrà il primo PUG adeguato al PPTR, chi l'ha approvato 2-3 anni fa ora sta già alle prese con gli adeguamenti. Beh, noi ce l'abbiamo già bello adeguato al PPTR da un lato, e l'altro elemento particolare è che il nostro PUG ha di fatto creato una sinergia con un altro strumento importante, che è quello della rigenerazione urbana. Quindi anche passaggi che non erano ben disciplinati, ben normati dalla Regione Puglia, noi li abbiamo fatti con l'ufficio di piano, e di questo ci ha dato merito la Cucuruto. Ora siamo al piano di recupero del centro storico, e più nel dettaglio presenteranno stasera, e li ringrazio ancora per il lavoro fatto, presenteremo il piano del colore, perché vogliamo veramente che Castellaneta diventi punto di riferimento, con l'auspicio, lo dico al Presidente, lo dico ai tecnici e agli imprenditori presenti, con l'auspicio che tutti quanti possano vedere a Castellaneta, possano vedere Castellaneta come un punto, come un posto su cui investire. Io, quando mi sono insediato, la critica più ricorrente che ricevevo, dice: in comune è inutile venire, perché anche se presentiamo dei progetti l'amministrazione ci fa aspettare, noi riusciamo a pianificare niente, noi dobbiamo programmare i nostri investimenti. La cosa si è ribaltata, qui abbiamo il Presidente Leacri, per 12 anni quel progetto è stato fermo, oggi, se vedete, c'è già mezzo palazzo realizzato, stanno andando avanti spediti con i lavori, il primo esempio di rigenerazione urbana. Quindi chiunque abbia dei progetti da presentare li venga a portare a Castellaneta. Noi, nei limiti previsti dalla legge ovviamente, cerchiamo in tempi celeri di approvarli. Chiunque abbia idee e sperimentazioni da fare qui li può fare. Questo è il messaggio che più di ogni altro mi interessava lanciare. Dopodiché ci auguriamo che si parli bene di Castellaneta, perché molto spesso siamo noi a non essere convinti delle nostre potenzialità, ma se ci impegniamo qualcosa riusciamo a fare. Grazie. Vito, Antimo comincia e ci illustra
piano, forse spegneremo le abbastanza veloci. Sì. Allora spero che vediate, solo che se lo vedete più avanti, purtroppo le immagini dei colori e cose possono essere anche falsificate, perché purtroppo lo schermo altera un po' quello che fa fede, le tavole che voi vedrete esposte nella sala dedicata all'arredo urbano e al piano del colore. Ovviamente, come ha detto il sindaco, io e l'architetto Bufano parliamo in rappresentanza del gruppo di progettazione, quindi un gruppo, come ha detto il sindaco, coeso, che quando è stato investito di questa problematica ha fatto proprio un senso di responsabilità soprattutto verso la propria città, quindi la possibilità di dare uno strumento alla città che serva alla collettività in generale. Cos'è il piano del colore? Il piano del colore è in sostanza uno strumento finalizzato, normativo, finalizzato alla ricerca della qualità dello spazio urbano del tessuto storico. Per tessuto storico noi intendiamo, e quello vedrete più là, non solo la parte antica della nostra città, ma anche tutto il tessuto fine 800, inizio 900 che si è sviluppato lungo l'asse viario di via Roma, e nella parte iniziale di via San Francesco. Perché fare un piano del colore? Perché crediamo che la riconoscibilità di un luogo, la memoria, la tradizione di un luogo debba essere mantenuta sempre viva. Purtroppo abbiamo assistito, e questo faccio anche io, una sorta di mea culpa, negli ultimi 50 anni un po' a un laissez-faire generale per quanto riguarda gli interventi sulla parte storica e antica della città. Quindi l'ambizione di questo piano è di porre un punto, ovviamente non rigido, ma un piano flessibile che può anche essere apportato in futuro modifiche o quant'altro, per definire appunto un agire comune, sia per quanto riguarda i tecnici, ma anche per quanto riguarda le maestranze e le imprese che lavorano sul tessuto edilizio antico. Non ci siamo solo occupati della parte diciamo estetica dell'edificio, vale a dire la facciata e gli elementi decorativi, ma abbiamo inteso l'edificio nella sua accezione più unitaria, cioè appartenente a un contesto ambientale, e soprattutto abbiamo anche disciplinato anche per quanto riguarda gli interventi circa gli elementi di finitura, sugli infissi, sulle opere in ferro e quant'altro. Quindi l'edificio visto nella sua totalità. Infatti un buon intervento di facciata riqualifica tutto il suo intorno, migliora socialmente la qualità della vita del contesto urbano, che sia strada, che sia piazza, che sia via. L'obiettivo, come ho detto, è quello di porre un agire comune, un agire che deve essere condiviso, come diceva il sindaco, con una serie di incontri partecipativi allargati non solo alla cittadinanza, ma anche alle maestranze, ai tecnici, anche puntando su incontri tematici specifici, su capire quali sono le modalità, le tecniche di intervento sul tessuto edilizio storico. Questa che vedete è l'ambito d'attrazione del piano del colore. Come vedete c'è due settori distinti, che è la parte antica, che riguarda il tessuto storico antico, all'interno del quale ci sono stati individuati l'edilizia 8-900esca, sostanzialmente quella sull'asse di via Vittorio Emanuele e Caporlando, e poi alcuni edifici carattere palazziato all'interno dell'agglomerato compatto dell'edificato storico. E poi c'è la parte esterna, diciamo, al centro antico, che riguarda principalmente l'asse viario di via Roma e inizio San Francesco, in cui abbiamo anche incluso l'edilizia post bellica, cioè tutta quell'edilizia che si è strutturata dagli anni del dopoguerra in poi, che ormai rientra nel tessuto consolidato.
Questo perché? Perché nel centro antico, cioè nel centro del borgo antico, l'opzione nostra è stata data dal fatto che non si può, o meglio, si può sostanzialmente colorare tutto di bianco, ma per quanto riguarda alcuni edifici che rientrano nella casistica di edilizia neoclassica, il classico palazzo con cornice frontale, possono utilizzare anche loro l'uso del colore. Quindi abbiamo immaginato che il centro antico col suo bianco possa essere contrappuntato con queste macchie di colori che servono poi, come vedremo più avanti, anche a marcare anche gli aspetti visivi e urbani di un tessuto edilizio. Ovviamente prima di mettere mani sulle tinte, prima di mettere mani sulle tecniche di intervento, sui materiali, abbiamo fatto un'indagine sul posto e, come dicevo prima, la situazione non è proprio rosea, nel senso che abbiamo una serie di ambiti, una serie di interventi che nel corso degli anni hanno creato delle situazioni, diciamo, di disagio per quanto riguarda l'edificato storico. Sostanzialmente li abbiamo classificati in due tipologie: quello che riguarda l'intervento antropico, cioè voglio dire la mano dell'uomo, e l'intervento materico. L'intervento materico è riferito alla naturale disposizione di un materiale di invecchiare o meno col tempo, seconda poi delle effettive valutazioni del degrado. Quindi ripeto, negli ultimi tempi cosa si è assistito? A facciate, realizzazione di intonaci a base di malte cementizie. Per esempio, questa è una condizione che vorremmo dire alle nostre maestranze che non è la condizione ideale. Cioè, sostanzialmente, per l'edificato storico non esiste la tecnica dell'intonaco. La tecnica dell'intonaco è una tecnica molto recente, soprattutto per l'edificato di via Roma ottocentesca. Non vi è l'intervento dell'intonaco, è riferito solo alla scialbatura o al latte di calcio o altre situazioni o altri materiali. Per cui l'uso dell'intonaco purtroppo è una tecnica recente. Capisco che possa essere stata anche una questione di esigenza di tipo economico, però non è nella logica della storia dei nostri edificati. Quindi dovremmo cercare di eliminare, anche perché oggi, grazie a Dio, sul mercato, anche a prezzi competitivi, possiamo trovare intonaci a base di calcio, per cui che è il materiale che si lega maggiormente al supporto del tufo. Perché, come avete visto voi tutti, ogni volta che vedete un edificio dove il colore va via, sotto c'è sicuramente la stesura di un intonaco cementizio, ed è una tecnica che va è sbagliata in sostanza. Quindi va fatto capire alle maestranze che questo non si interviene. Difatti, adesso più successivamente l'architetto Bufano, nel regolamento che noi abbiamo legato al piano del colore, vi descriverà quali sono le tecniche di intervento più idonee. Altri elementi dequalificanti il contesto, vabbè, entriamo in questo eccesso di cartellonistica, ovviamente, quindi potete rendere conto tu, ovviamente interventi del tutto arbitrari che possono riguardare questi, che poi posso anche capire che poi forse lo fanno anche con la volontà di abbellire, ma purtroppo non è, è un fatto fortemente depenalizzante il nostro tessuto. Per non parlare ovviamente degli impianti a vista, l'uso quasi sistematico di mettere i motori di condizionamento sull'esterno dell'edificato, mentre noi imporremo che vengano messe in terrazzo, o oggi esistono sempre a prezzi accessibili la possibilità di poterle incassare nella muratura, per cui all'esterno uscirebbe solo una griglia. Vedete voi alcune valutazioni del degrado in cui vige il nostro centro urbano. Questo è l'uso degli apparecchi, vedete, ovviamente, o le antenne. Il degrado materico invece è il degrado che per sua naturale o per la scarsità di manutenzione nel corso degli anni gli edifici sono soggetti. Abbiamo fatto una sorta di analisi col gruppo del degrado, classificandolo secondo quelle che sono le schede normal, che sono le schede di solito utilizzate negli ambiti di interventi di restauro usati dalla soprintendenza. E quindi qui vedrete ovviamente delle tipologie
di degrado materico in sostanza, rappresentate in queste tavole. Un'altra faccenda che ci comuna nell'uso improprio degli interventi è quello dell'uso delle diteggiature. Molto spesso i casi che vedete in questo senso, in questo caso, è dovuto al fatto di usare colori fortemente saturi insieme, perché una delle nostre regole è stata quella di uniformare, una volta scelto l'uso della tinta della facciata, che è questa parte qui del fondo, abbiamo classificato le tinte che vanno per l'uso delle parti decorative, che sono i cornicioni, le lesene, parasti, cornici e quant'altro. In questo esempio che voi vedete sono classificati interventi non congeniali al contesto, quindi colori fortemente saturi accostati fra loro. Un altro difetto che noi abbiamo è quello che ognuno alla propria proprietà si colora il proprio fronte. Non sarà più così, non sarà più così, ovviamente fa fede l'edificio uniformemente formato tipologicamente al di là della proprietà, quindi nessuno mai si potrà sognare di poter colorare la sua superficie e il resto no. Allora dovranno uniformarsi a una regola che credo che sia quella più giusta e corretta sostanzialmente. Poi ci siamo posti il problema, va bene, che tinte dobbiamo mettere? Ovviamente l'indagine sul sito è stata quella di trovare scialbature le più antiche possibili per poter capire come anticamente tinteggiavano i nostri edifici. Ovviamente questo è a seconda della bontà in cui si trovava o meno l'edificio, però è stato molto raro il caso di trovare cromie originali. Tenete presente che per esempio l'indagine fotografica non era possibile perché all'inizio del fine 800, all'inizio del 900 la maggior parte delle fotografie erano tutte in bianco e nero, quindi non potevamo dedurre dalle foto le cromie. Il lavoro ci è stato facilitato dove gli strati di scialbatura hanno fatto uscire fuori quelli che erano le tinte, diciamo, di tradizione. Per cui noi le abbiamo classificate come tinte ricorrenti, cioè ci siamo posti il problema di classificarle come tipologie di base di tinte. Per cui quelle tinte della tradizione o ricorrenti sono state poi catalogate in base al sistema NCS, vale a dire è stata la base su cui poi poter formare su queste tinte delle variazioni di tono e di luminosità, in modo da poter offrire uno spettro cromatico molto più ampio e non limitato a pochi colori. Diciamo, questo è stato il nostro apporto progettuale rispetto alla tradizione. Per cui è stata desunta la tabella. La tabella, come vedete, è stata poi classificata con valori numerici. Poi vi spiegherò il perché di questa selezione. Ovviamente, come dicevo prima, non ci siamo occupati solo dei fondi, delle tinte dei fondi della facciata o delle parti decorative, cornici, cornicioni, ma abbiamo inserito dentro il discorso degli infissi e dei serramenti, delle opere in ferro, ringhiere, ghiere e quant'altro, per trovare un sistema di coordinamento cromatico e quindi considerare il suo edificio nella sua totalità, non solo di parte muraria, ma anche di opere finiturali allegate. Altro criterio cui di scelta dei colori è stato quello di tipo percettivo. Ecco, senza dilungarmi molto per quanto riguarda la parte scientifica, per quanto riguarda la percezione del colore, però possiamo solo dire che il colore può variare quello che è la percezione non solo di un edificio, ma di un contesto urbano, o a seconda di dove, rispetto a una cortina, il colore viene messo. Ad esempio, un colore molto più saturo messo nella parte d'incrocio di una cortina edilizia può marcare spazialmente quell'ambito, e quindi il colore serve anche questo, a, fra virgolette, manipolare quello che noi riusciamo a vedere del contesto urbano.
Questa tavola è fondamentale perché l'altro problema che ci siamo posti è come mettere in abbinamento cromatico, armonico, le tinte scelte. Perché ci siamo posti proprio, come avete visto gli esempi di prima, quei rossi e quei gialli fortemente saturi e marcati, uno che riguardava la parte del fondo della facciata, l'altro che riguardava gli elementi delle scene decorative, non possono andare insieme. Per cui, per ogni ambito datazione, abbiamo predisposto delle tabelle combinazioni, cioè che significa che in base al colore scelto delle tinte dei fondi di facciata, noi possiamo usare i colori abbinati su quella riga in sostanza, per evitare accostamenti cromatici forti e distonanti. Ovviamente queste due tabelle servono anche per diversificare l'ambito d'attuazione. Per quanto riguarda infatti il centro antico, la tabella del numero delle tinte è stato ridimensionato perché ci troviamo in un piano, in una situazione del tessuto che è diversa dalla parte ottonovecentesca di Via Roma, compatto nella sua storia, dove primeggia il bianco e dove gli edifici palazziati possono assumere delle tinte, ovviamente in alternativa al bianco, che facciano da contrappunto, diciamo, a questa condizione uniforme. Credo che questo possa stimolare la percezione, questo lo potete valutare dalle tavole che noi abbiamo esposto, che tra l'altro è abbiamo fatto una campagna di rilievo con tecnica fotografica messa in scala dei fronti edilizi, quindi è un lavoro in più che abbiamo fatto, che può servire, diciamo, non come esempio finale, ma come un punto di riferimento, di partenza, per chi vuole ovviamente cimentarsi quando sarà la sua professione sull'uso delle tinte. Abbiamo fatto anche un abaco della facciata neoclassica, in modo che ci sia un lessico comune, per cui parlando di tinte, di fondi, parlando di lesene cornici, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Questo è poi un summa di quello che voi vedete dall'altra parte. Quello che noi abbiamo fornito in più rispetto alla redazione del piano del colore. Quindi uno studio fatto grazie ai ragazzi del gruppo di tecnica sul campo, di rilievo sul campo, per cui abbiamo messo insieme tutte le cortine edilizie fondamentali presenti su Via Roma di tipo ottocentesco. L'altra cosa che volevo dirvi è che in accordo con l'amministrazione, con gli uffici tecnici comunali, stiamo predisponendo una sorta di scheda tipo da legare a chi in futuro presenterà i progetti di manutenzione delle facciate. In questa scheda, che noi vogliamo che sia abbastanza leggera e sintetica, metteremo tutte le informazioni possibili per chi interviene sui fronti edilizi. Ovviamente è una scheda che poi servirà al comune, all'ufficio tecnico, per controllare che i lavori abbiano rispettato quei requisiti previsti dal regolamento, e quindi, che ne so, una documentazione fotografica prima e post intervento. Quindi servirà anche a rendere il piano del colore non uno strumento chiuso, ma uno strumento aperto che può recepire anche nel corso degli anni delle modifiche. Per esempio, se un tecnico interviene in un edificio storico e riscontra delle cromie antiche, delle cromie della tradizione che non sono all'interno del nostro tinteggio che abbiamo scelto, può derogare e può valere la scelta di poter usare quel colore. Ovviamente abbiamo tenuto fuori dalla datazione dalle regole del piano del colore gli edifici di interesse religioso, ovviamente, e gli edifici di interesse storico-artistico. In quel caso fanno fede le direttive e le prescrizioni della sovrintendenza. E un'altra situazione che stiamo studiando, di cui il sindaco si è dimenticato di dirvi, è che stiamo studiando dei sistemi di incentivi, perché capiamo che chi vorrà mettere mani dovrà sostenere le spese. Quindi col comune stiamo pensando di trovare delle forme di incentivazione,
somme a fondo perduto, se non so, vorrei notare o al passamento di tasse, in modo da incentivare i privati a rispettare e adeguarsi a quelle che sono le norme del piano del gruppo. E vi ringrazio per l'attenzione. Sono degli esempi che, come dire, la prescrizione è relativa alle 50 cromie che abbiamo individuato per stabilire un po', per fare un po' di ordine nella tabella che abbiamo indicato e allegato allo strumento che stasera vi presento. Vediamo gli ambiti, sono stati descritti, però nel regolamento, che è uno strumento che dovrebbe servire, deve servire agli operatori, ai tecnici e alle imprese per guidarli nella buona pratica dell'applicazione di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, perché in alcuni casi è straordinaria la manutenzione di un edificio. Gli ambiti di applicazione sono la zona compresa e tutto il nucleo compatto, quello che noi abbiamo chiamato nucleo compatto degli edifici storici, quello che chiamiamo comunemente centro storico, anche se in alcune edizioni è un centro antico. Abbiamo ampliato questa zona a Via Roma, l'abbiamo estesa anche alla prima parte di via San Francesco e l'abbiamo chiusa a ovest e a est da via Ospedale e Viale Verdi, a nord col vecchio tracciato ferroviario. Questa dovrebbe essere, diciamo, la zona di intervento di questo piano del colore, anche se noi auspichiamo che anche gli edifici, diciamo, edilizia più moderna, più vicina a noi, possa utilizzare le stesse cromie che abbiamo indicato in tabella. Quindi, come si articola questo piano? Adesso devo necessariamente leggere, anche se sarò abbastanza breve, perché ovviamente non lo ricordo tutto a memoria questo regolamento. Come si articola? Si articola in zone che nella parametria abbiamo individuato e che indica tecniche di intervento, materiali da utilizzare e cromie e combinazioni cromatiche, come diceva prima Antimo. Qual è l'unità di riferimento? In questi interventi è rappresentata dalla singola unità edilizia, tipologicamente definita, anche se appartenente a proprietari diversi. La tinteggiatura della facciata deve prevedere un intervento unitario di coloritura, evitando interventi parziali dell'edificio, anche se appartenenti appunto a proprietari diversi. Questo al fine di garantire la omogeneità cromatica della facciata. L'uso del colore e i codici espressi, identificativi espressi, sono codici che abbiamo desunto dal sistema di riferimento NCS, il
il Natural Color System, di un sistema che ormai tutte le aziende produttrici di colori applicano. Vediamo un po' come devono essere trattate queste facciate. Devono avere un unico trattamento di finitura e di colorazione, da cielo a terra. È preferibile l'uso di differenti colori tra i corpi di fabbrica contigui aggregati lungo le cortine edilizie, che significa che un elemento unitario che aggregato all'altro non deve avere lo stesso colore, deve alternarsi per un fatto di percezione, se no appiattisce la percezione dello spazio circostante. Per la tinteggiatura dei singoli fronti si richiede la bicromia tra il fondo e gli elementi decorativi, li abbiamo indicati, sono le cornici, le fasce marcapiano, i cornicioni, le lesene, le paraste, i timpani, le cimase, eccetera. Ma anche, lo ricordava prima un attimo, anche gli elementi, le ringhiere, i serramenti, gli infissi, gli elementi oscuranti come le persiane. Altro elemento oscurante che non dovremmo utilizzare sono le cosiddette tapparelle, che modificano la geometria dell'infisso, e noi vogliamo conservarlo invece questa geometria. Quindi tutti gli interventi devono seguire le indicazioni dettate dalle schede e dalle combinazioni di colori allegati. Qui veniamo ad un tema molto usato e abusato, l'uso del facciavista. Noi lo consentiamo, però soltanto per quegli elementi decorativi a rilievo, quali i basamenti, le zoccolature, i portali, le cornici, i cornicioni, le fasce marcapiano, l'abbiamo detto prima. Se realizzati in pietra compatta, quella per intenderci che chiamiamo chianca, oppure il carparo, il mazzaro, ma non il tufo, lo diceva prima Antimo, il tufo non va intonacato, va scialbato. Quindi in maniera abbastanza perentoria abbiamo messo nel regolamento che è vietato l'uso del facciavista su paramenti murali e su tutti gli elementi in tufo. Per i fronti del tessuto edilizio invece, quello più compatto, quello antico, che abbiamo chiamato nella tabella che hai fatto vedere prima un attimo, scusa, tessuto edilizio antico, il piano prevede l'uso del solo colore bianco, fatta eccezione dei fronti edilizi che hanno un'edilizia che abbiamo chiamato palazziata, quella che si affaccia su via Vittorio Emanuele, via Caporlando, piazza di Martino, piazza Immacolata. Quell'edilizia è un'edilizia che può, per la quale abbiamo consentito l'uso del colore. Il piano quindi prevede in alternativa al bianco l'utilizzo della tabella colori. Abbiamo individuato nella tabella colori, che conta circa una cinquantina di esempi, una buona metà sono colori che possono essere utilizzati nella edilizia, diciamo, nel nucleo antico compatto. Vediamo gli elementi di facciata e come questi possono essere trattati. Per ogni elemento che compone l'edificio abbiamo indicato gli interventi e i requisiti prestazionali, oltre che i materiali da utilizzare. Quindi per la facciata distinguiamo il fondo. Il fondo di facciata è la specchiatura, è praticamente quella parte di edificio che è contornata e incorniciata dalla cornice marcapiano, dal balcone, dalla parasta, dalla lisena, dal timpano, da tutti quegli elementi decorativi. La parte, diciamo, retrostante è il fondo. Come viene trattato questo fondo? Attraverso la pulitura, la riparazione e il rifacimento con le stesse caratteristiche del preesistente, quindi la tinteggiatura, eliminando le aggiunte incongrue. Per aggiunte incongrue noi riteniamo per esempio quei rivestimenti che spesso occupano la
la maggior parte dei fronti di questi edifici, oltre che gli impianti tecnologici, le piastrelle in ceramica, anche i rivestimenti in pietra che magari vengono utilizzati con lo scopo di proteggere la superficie, la muratura, ma che in realtà non fanno altro che in alcuni casi deturparla, non solo visivamente ma anche da un punto di vista materico, perché l'umidità che non dovrebbe aggredire quella parte, quello zoccolo di parete, a volte ha l'effetto dell'ascensore, cioè aiuta quella protezione, la risalita velocemente. Perché non fa respirare la parete. I requisiti prestazionali, cioè che tipologia di intervento sono previste per questi edifici. La conservazione di che cosa? Di caratteri tipologici e costruttivi tradizionali. Quindi bisogna proteggere la parte superficiale delle murature e non con quelle scorze di pietra, allo scopo di rallentare il degrado dei materiali, conservare ed evidenziare ogni particolare presente in facciata che documenti l'evoluzione storica dell'edificio, come vecchi numeri civici, targhe stradali, lapide commemorative, eccetera. Non è ammesso evidenziare in facciata gli elementi aventi carattere strutturale, come gli archi di scarico, le pietre da taglio o le travi in legno. Non è ammesso stonacare allo scopo di portare a faccia vista i conci di tufolo, abbiamo detto prima. Non è ammesso la realizzazione ex novo di rivestimenti di qualsiasi tipo, totali o parziali, delle facciate, lastre di pietra di tufo, piastrelle di ceramica, eccetera. Nell'edilizia 8-900esca non è ammesso l'uso dell'intonaco. È consentita la scialbatura a calce aerea, oppure tinteggiature a base di silicati. Nel borgo antico, nel caso di edilizia minore, qualora siano presenti grandi superfici murarie fortemente degradate, dove sarebbe economicamente onerosa la procedura del ripristino, è ammissibile l'uso di intonaci, però con malte di calce aerea. E qui abbiamo, verso la fine del regolamento, indicato un capitolo apposito per gli intonaci e le pitturazioni. Modalità realizzative e quindi materiali. I materiali da utilizzare dovranno essere dotati di sufficiente porosità per garantire l'evaporazione dell'umidità accumulata nella muratura. Non sono ammessi legamenti cementizi, malta cementizia a base di calce idraulica artificiale, intonaci plastici non sono consentiti. Non è consentita la decorticazione di paramenti murari lasciando la struttura a faccia vista. Riteniamo che questa pratica sia del tutto arbitraria. Al fine di non alterare i colori naturali del materiale in facciata, né creare un eccessivo contrasto di cromie, le stuccature lapidee dovranno avere caratteristiche simili all'originale, sia cromatiche che chimico-fisiche, realizzate a raso pietra. Le operazioni di reintegro devono essere realizzate con lo stesso materiale. È vietato l'uso di idropitture sintetiche, di rivestimenti plastici a base di resine copolimer, polivilliniche e pellicolanti, o pitture al quarzo con trattamento superficiale graffiato o spatolato. Le tavolozze cromatiche che abbiamo allegato rappresentano un'indicazione progettuale. È facoltà dell'amministrazione comunale, in relazione ai singoli interventi, prescrivere l'uso di particolari coloriture e vietare l'uso di coloriture incongrue non comprese nella tavolozza cromatica. Che cosa abbiamo voluto intendere con questo passaggio? Che comunque l'autorizzazione ad eseguire questi lavori deve avere un passaggio in amministrazione, presso l'ufficio tecnico, dove una commissione ad hoc deve comunque vagliare questi interventi. Non può passare soltanto con la SCIA, la CILA, la CIL, comunque
gli, diciamo, strumenti tecnici abituali. Vediamo un po' le tecniche realizzative. Si procederà all'eliminazione di elementi incongrui, abbiamo detto e ripetuto, successivamente alla pulitura della superficie muraria mediante spazzolature o raschiature del supporto lapideo. Dopo la pulizia, al fine di evitare lo sfarinamento del supporto e per predisporlo a ricevere la tinteggiatura, sarebbe opportuno applicare un fissativo silossanico di protezione superficiale delle murature. Qualora nell'intervento di recupero della facciata dell'edificio venisse alla luce un sottostante materiale di valenza storica ambientale, si provvederà alla pulizia e alla sua conservazione. I particolari architettonici, come trattarli? Intanto cosa sono? Lo abbiamo detto, i fregi, le cimasi, le fasce marcapiano, le lesene, le zoccolature, eccetera. Anche per questo è prevista una pulitura, una liberazione, un reintegro con le stesse caratteristiche preesistenti. Invece per quanto riguarda i requisiti prestazionali, è necessario che questi elementi vengano conservati e evidenziato l'apparato decorativo esistente. È possibile, anzi è doveroso, riproporre il cromatismo delle parti lapidee esistenti. Le tecniche da utilizzare per questi elementi sono quelle della tutela della patinatura esistente data dall'invecchiamento naturale della pietra. La pulitura deve avvenire attraverso acqua nebulizzata mediante nebulizzatori che vengono posti ad una certa distanza dalla superficie da trattare oppure attraverso spazzolature o micro sabbiatura. Questi interventi ovviamente richiedono l'intervento di personale specializzato, quindi è bene che le imprese si dotino di addetti, di personale specializzato quando fanno questi interventi. Veniamo agli infissi. Infissi, parliamo di finestre, porte, portoni. Che cosa prevediamo? La riparazione o il ripristino con le stesse caratteristiche preesistenti. I requisiti prestazionali, pensiamo che sia corretto conservare e ripetere il disegno dell'infissi. Salvaguardare soprattutto gli infissi storici. Si consiglia il recupero di quelli tradizionali. È possibile sostituire un infisso degradato purché tutti gli infissi che compongono il prospetto siano trattati nella stessa maniera. E quindi armonizzare fra di loro gli infissi con la tinteggiatura della facciata. In generale è consentito l'uso del legno o ferro verniciato. Non sono ammessi vetri a specchio per gli infissi ed è escluso l'uso esterno di veneziane. Non è consentito il montaggio a filo esterno della facciata del secondo infisso, se dobbiamo mettere dei doppi infissi, proprio per evitare quello che si diceva prima, che possa essere variata la percezione della forma e della dimensione dell'infisso stesso. Tutti gli infissi dovranno essere dipinti con la colorazione opaca semilucida, dedotta dalle tracce originali. Per le finestre non è ammessa la verniciatura a vista del legno, quindi quegli infissi in legno, le fiammate, diciamo, no? Le cosiddette venature, non è preferibile, anzi non si devono vedere. Solo porte e portoni d'ingresso possono differenziarsi in questo caso. Abbiamo anche trattato nel regolamento, però non sto qui a leggerlo e ad annoiarvi, come trattare le ringhiere, i balconi, i comignoli, perché i comignoli e le canne fumarie fanno parte anche loro della facciata, i pluviani. Il pluviale è un elemento, è un ospite nella facciata, è un ospite a volte non gradito ma necessario, che veniva utilizzato in passato, anzi non lo vedevamo perché l'acqua che discendeva dalle terrazze veniva spesso, quasi sempre, convogliata
all'interno dell'abitazione, negli atri e poi nelle cisterne, che poi dovevano servire come approvvigionamento idrico della residenza. L'uso di questi pluviali a volte viene ricoperto, nascosto, mettendo ancora più in evidenza il pluviale stesso. Quindi questi elementi il regolamento disciplina anche come trattare questi elementi. Veniamo agli impianti, ne faceva prima riferimento Antimo. Noi abbiamo indicato al sindaco che sarebbe opportuno che l'amministrazione, insieme agli uffici tecnici degli enti erogatori, stabilisse e concordasse sia i metodi che i tempi operativi per queste reti di distribuzione, che noi auspichiamo per tutte siano interrate e non siano a vista. Ci sono degli esempi nel centro storico dove, per sostenere dei fili della pubblica, sono tutelazioni di Enel privato, hanno messo dei pali e sono rimasti lì, sono ancora lì, speriamo che li togliamo. Va bene, che cos'altro dirvi? Le parabole, i campanelli, i citofoni, ci occupiamo in questo regolamento di tutte quei dispositivi che fanno parte e sono utili in una facciata, però occorre il buon senso, il buon gusto nella loro individuazione. Alla fine del regolamento, come dicevo, ci sono due capitoletti che riguardano gli intonaci e le tinteggiature. Per gli intonaci abbiamo detto e ripetuto, è preferibile, anzi auspichiamo che questi intonaci siano a base di calce aerea. Per le tinteggiature lo stesso, a base di calce o con silicati, che sono dei componenti che lasciano traspirare le murature. Grazie. Grazie architetti. Prima di passare la parola al sindaco, due aspetti che ho toccato, uno dei quali è stato già discusso, accennato in una riunione dell'ufficio di piano che abbiamo avuto precedentemente, che è quello relativo agli incentivi. Magari il sindaco ci darà qualche indicazione in più. Incentivi che sono necessari, che possono essere o incentivi, appunto, come diceva un attimo prima, incentivi economici, o anche possono essere tradotti in defiscalizzazioni per gli interventi previsti, perché è chiaro che se non c'è un incentivo e si aspetta l'operatore privato, il proprietario, che debba sostituire l'infisso, che debba operare in facciata, insomma, i tempi diventano abbastanza lunghi, invece qui si vuole in tempi medio lunghi un coordinamento, un ripristino, una messa in coerenza del centro storico per quanto riguarda gli aspetti relativi al colore delle facciate. E la seconda considerazione è che in effetti non è un piano del colore, va ben oltre il piano del colore, perché almeno dal regolamento di cui ci hai parlato tu anticipa anche parecchi dei contenuti che dovrebbero essere, saranno sicuramente propri del piano del colore centro storico. Mi riferisco a degli elementi di facciata, le ringhiere, eccetera eccetera. È sicuramente un momento importante che va comunque condiviso, ma penso che il sindaco vorrà dirci anche qualcosa sugli aspetti partecipativi del regolamento. Prego. Sì, io può essere forse banale quello che sto per dire, ma qualsiasi piano, anche il più bello del mondo, sicuramente non funziona se non c'è la collaborazione dei cittadini. Potrei fare un esempio che magari sembrerà poco calzante, no? Però vedo che ci sono un po' di residenti nel centro storico. Uno dei problemi più sentiti del centro storico è l'eccessiva presenza di piccioni.
che rovinano anche le facciate del corpo. Siccome è uscito lui da stare, faccio la lotta con il cimento. Allora, io ieri sera, abbiamo provato una sperimentazione con alcune granaglie particolari che non ha funzionato. Ora abbiamo avviato da una decina di giorni una sperimentazione con i falchi. Lo so, può sembrare banale, ma ho avuto proprio la prova provata per me, arabo, non sono pratico di falchi, piccioni e quant'altro, ma mi hanno spiegato questo, mi hanno portato sul perrone vecchio, dove all'ultimo piano ci sono tutte le finestre rotte. E nel centro storico ci sono un po' di case abbandonate, e non sono tutte comunali, capiamoci, con tutte le finestre rotte. Però possiamo anche pagare 100 falchi che girano sul centro storico, fin quando i colombi si nasconderanno dentro queste case abbandonate, noi il problema non lo risolveremo mai. Ripeto, può sembrare banale, ma io ieri sera alle 9 stavo facendo questo giro con questi tizi qui che abbiamo incaricato. Cioè, se non c'è la collaborazione dei cittadini che bonificano le loro proprietà, le chiudono, le isolano, come noi con le nostre, per carità, perché ma sul perrone stanno posizionate le gabbie, e questi, nessuno li tocca, voglio dire, devono essere poi liberati molto più lontano da Castellaneta. Quindi alcuni li allontanano i falchi, alcuni vengono allontanati dai falchi, altri, quelli che stanno in questi, ormai sono diventati dei nidi per loro, li spostiamo noi con le gabbie. Alla fine pare che in alcuni comuni, come in moltissimi aeroporti, che là è obbligatorio, no? In molti comuni sono riusciti a superare questo problema. Però ci vuole la collaborazione dei cittadini. Così come in questo caso. Ora, gli incentivi vanno messi. Vanno messi e sono allo studio. Noi abbiamo fatto un ufficio di piano quasi ad hoc per questa cosa. L'ufficio di piano di solito sta il sindaco che lo presiede, con Nicola che coordina un po' il PUG, le rigenerazioni e tutto il resto, c'è il dirigente dell'ufficio urbanistica e c'è l'avvocato. In questo caso abbiamo allargato i professionisti, che i 7 architetti che abbiamo parlato prima, e in un incontro all'Atere, a parte, abbiamo coinvolto anche la ragioniera, no? Del comune, perché abbiamo allo studio un paio di opzioni, abbiamo parlato un attimino in giunta, però capirete bene che fino a qualche, non mese fa, ma giorno fa, noi eravamo sul rollo del dissesto. Quindi col piano più bello del mondo non avremmo potuto stanziare un centesimo per incentivare nessuno, anzi dobbiamo portare le tasse al massimo, dove succede un macello nel paese. Grazie a Dio, con i soldi del governo, con i soldi della regione, con i soldi del gruppo Putignano, che finalmente abbiamo costretto a pagare quei 3 milioni di euro, stasera abbiamo 2 milioni e 7, abbiamo già belli e incassati, sanata la questione bilancio dopo un po' di peripezie, stiamo oggi in bonus e possiamo anche programmare una serie di incentivi. Questi incentivi possono essere, lo hanno detto prima, o semplicemente ti rimborso il 10-20% di quello che hai speso per i nuovi infissi, ti do a fondo perduto, li diamo a fondo perduto, mi dicono sempre qual è una persona singolare, una persona plurale. Quindi li diamo a fondo perduto, oppure uno sgravio sull'IMU, su quant'altro. Però dell'IMU stiamo già immaginando, rispetto all'IMU, stiamo immaginando di fare qualcosa già per promuovere il centro storico a prescindere dagli infissi. Quindi vedremo magari di combinare insieme le due cose, ma sicuramente degli incentivi saranno, come dire, previsti. Mi aspettavo, anzi, e vorrei che uscissero queste proposte, come la proposta che mi ha portato il gruppo di lavoro di coinvolgere la Telecom, l'Enel, per lo spostamento dei cavi, anche se rispetto alla pubblica già noi di nostro possiamo fare qualcosa. Quindi le proposte devono emergere da questi incontri, perché come dice la legge, ce lo chiede la regione, ma prima che ce lo chieda la regione la legge, non facciamo anche una questione di buon senso, le decisioni devono sempre uscire da una partecipazione. Quindi io voglio che resti traccia ovviamente di questo incontro, ma soprattutto che anche i cittadini, i tecnici, le imprese, tutti quanti facciano delle proposte concrete che noi
se sono accoglibili, se sono interessanti, siamo lietissimi di accoglierli. Quindi io, anziché chiudere, siamo tutti bravi, abbiamo fatto un bel lavoro, vorrei che voi partecipaste, faceste degli interventi per portare il vostro contributo. Noi, più è partecipato un piano in generale, più siamo contenti. Il PUC ha visto 78 osservazioni, su 78 osservazioni solo 5 osini abbiamo rigettate, più di 50 le abbiamo accolte in toto, altre le abbiamo accolte parzialmente, ma abbiamo cercato di accogliere tutte le osservazioni che si potevano accogliere, ma non per accontentare, ma per partecipare, perché il regolatore non è mio, quello di io, stare un altro po' a fare il sindaco, non è che sarò eterno, il regolatore invece deve recepire le istanze di tutti, vale anche per il piano del colore, il piano di recupero del centro storico, quindi chiunque abbia qualcosa da proporre, noi siamo qua apposta. A questo punto, non so, ci sono degli interventi, qualcuno vuole intervenire, vuole dare suggerimenti tecnici? Assolutamente, certo. Noi ci organizziamo, serve anche. Noi avevamo, avevamo pensato di mettere tutto questo materiale sul sito, di renderlo disponibile anche da chi non ha potuto partecipare, perché c'è uno che sta a Milano o che stava fuori oggi, ognuno deve poter dire la sua. Mettiamo questo materiale sul sito, così come abbiamo fatto in altre tre, credo ormai, circostanze. Quando si è parlato di ogni urbanizzazione in zona agricola, abbiamo dato la possibilità a tutti di interloquire telematicamente, diciamo. Quando si è trattato del PUMS, del piano urbano della mobilità sostenibile, e proprio poi abbiamo fatto il piano regolatore, ovviamente. Quindi anche in questo caso, va bene la proposta di Tommaso, di Manzana, infatti, noi metteremo questo materiale che forse sarà meglio consultabile sul sito, perché voglio dire, gli unici, come dite, poco si prestavano a cogliere i dettagli, le cromie più visibili erano quelle degli occhialini di Antimo rispetto agli altri, quelli, stavo là, quelli che più mi colpivano gli occhiali verdi di Antimo, vabbè, dicevamo, quindi metteremo tutto sul sito, daremo la possibilità anche online di dire a ciascuno di dire la sua. Se stasera qualcuno vuole commentare, vuole proporre anche. Prego. Fino a quando inizierà questo piano effettivamente? Cioè, quando inizierà questo programma che voi, allora, avete esposto stasera? I passi. Aspetta, io. In che anno? Nel 2017. Sì. Allora, mettiamo che fino ad allora non si può, ad esempio, dire a tutti i cittadini sul sito, dove vogliamo, di evitare fare ulteriori disastri, perché di disastri se ne sono stati fatti tanti e ne stanno facendo ancora tanti, perché è una cosa incredibile che ognuno faccia quel che crede, ma almeno fino ad allora, perlomeno, avvertire la popolazione che non debbano fare ulteriori. Questo sono perfettamente d'accordo, però non possiamo piangere sul latte versato. Non so quello che si poteva fare prima, noi stiamo cercando di mettere il riparo, fermo restando, l'ho fatta come premessa, vi ho fatto l'esempio dei colombi, se volete ne faccio un altro sui rifiuti. Se non c'è la sensibilità da parte di tutti,
non andiamo da nessuna parte. Ma i colori, insomma, perché ci sono dei posti dove si annidano proprio sui tetti, lo spiegavo, non è che vanno nei buchi, sui cornicioni. No, rispiego di nuovo perché sono diventato un esperto ornitologo. Ci sono i colombi che stanno sui cornicioni che quando vedono il falco in un cielo più grosso ne scappano, ok? Invece ce ne sono alcuni, ce ne sono alcuni invece che abitualmente si annidano in questi immobili abbandonati, quelli non si spaventano dei falchi perché si vanno a nascondere lì dentro e i falchi lì dentro non li seguono, ok? Io avevo uno studio tipo la cosa di non Banfi, sai, cioè per esempio la allora, il punto è, se non c'è la collaborazione da parte di tutti non andiamo da nessuno. Noi possiamo prevedere gli incentivi perché i soldi sono quelli che muovono il mondo, quindi se diamo dei soldi a qualcuno forse li accontentiamo. Possiamo, possiamo immaginare misure repressive, parliamo, chiederemo di fare determinate cose, però il problema, io ti porto l'esempio dei rifiuti, noi rispetto agli ingombranti, perché qui chiudo rapidamente, rispetto agli ingombranti noi diamo la possibilità di chiamare un libro verde gratuito, dici guarda che devo gettare il frigorifero, dici domani mattina alle 8 veniamo, ce lo prendiamo da sotto casa tua e lo andiamo a scaricare. Giusto. Ci sono alcuni che ancora portano i frigoriferi e li vanno a scaricare in campagna in mezzo ai terreni, cioè si prendono il fastidio di metterlo sul cartellino e di andare a buttare. Allora, dici, non è che devi pagare, no, è tutto gratis, potresti smaltirli in maniera, come dire, lecita, regolare, ortodossa, no, preferisci prenderti il fastidio di scaricarti tu pur di, come dire, delinquere o comunque di fare così, quindi rispetto a questo, mettessimo 1000 vigili nell'agro, mettessimo 15 vigili a girare tutte le facce di strane, cioè, voglio dire, dobbiamo innanzitutto noi essere convinti di questo. Poi, misure incentivanti, bastone e caruta, misure incentivanti da un lato, misure repressive dall'altro lato, cerchiamo di prevedere tecnici, vediamo tutto che possibile farlo, facciamo. Ma soprattutto penso che sia stato chiaro anche stasera, cioè il comune si sta dando delle regole, l'amministrazione per la prima volta si dà delle regole chiare che sono applicate, che devono essere applicate, poi voglio dire, se uno non le applica, cioè, si entra in un'altra, diciamo, zona, che è quella della repressione. Però noi facciamo i pianificatori, diamo le regole, le organizziamo, le strutturiamo, le rendiamo anche, diciamo, facilmente comprensibili e applicabili, come abbiamo visto stasera. Poi è chiaro, cioè, ma illegale, diceva quanto, come diceva giustamente, che non si dovrebbe fare, però lo vediamo tutti, lo vedo io, ma prima non c'erano queste regole, da oggi non si potrà, da oggi, nel momento in cui il regolamento piano entrerà in vigore, sì, voglio dire, siccome dice, non lo dicevo, lo diceva Martin Luther King, ogni lungo cammino inizia da un primo passo. Noi stiamo provando a fare questo primo passo, però fa un fermo. Allora, se riusciamo a fare questo primo passo, cercheremo anche poi di accelerare, lo adottiamo il prima possibile, non credo che scattino norme salvaguardie come nel caso del buco. Dico, ma noi faremo del nostro meglio anche per bloccare gli altri eventuali. Prego. Allora, basta la parola.
Sì, come diceva prima il sindaco, e questa è la situazione iniziale, ovviamente se non c'è la buona volontà da parte che ci risiede, quello che hai detto tu sono una delle tante cause che si crea diciamo un degrado. Però la cosa che dobbiamo fare, mea culpa tutti quanti, anche in primis io, e questo stimolerò l'amministrazione a fare dei corsi specifici delle maestranze, cioè bisogna capire come si interviene sulle murature in tufo. Ora lo sai benissimo, tu apri quel campo, la prima cosa che si fa è lasciare il cemento, perché il cemento costa poco, però dopo un anno si sta. Quindi dobbiamo tutti quanti cominciare a invertire questo ordine di cose e fare insieme un percorso virtuoso. Questo, quindi quello che dicevi tu è una delle tante cause, come quello che diceva anche la signora, il non controllo. È chiaro che da parte nostra ci abbiamo messo un punto di riferimento che, ripeto, che non è un fatto statico, è un progetto che può evolversi e deve evolversi con la partecipazione. Però tutti quanti, dalle maestranze, dai tecnici, dai privati, dobbiamo cercare di ragionare in un'unica maniera. Questo è l'obiettivo. È un percorso da costruire insieme. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però sai, se noi non cominciamo a prendere coscienza del rispetto dei nostri luoghi, intanto facciamo un danno a chi ci ha preceduto. Ma credo che poi la perdita dei luoghi è una delle cose più brutte che possa succedere all'interno di una comunità, no? Non riconoscere un proprio luogo come luogo significativo, viene riferito a chi mette la pensilina, a chi fa. Hai capito? Quello è l'obiettivo che credo che sarà un percorso condiviso, come diceva l'amministrazione, insieme. Quindi devo cercare di raggiungere quel livello lì. Decoro le possiamo lasciare, se decidiamo di toglierle, togliamo. Quindi può essere anche quello. Io propusi all'epoca, voglio entrare nella quale di Decurales, ma io lo dissi all'inizio, perché partisse il denunzio, procuri di tutto è successo. E possiamo fare anche una sorta di sperimentazione, partendo dal presupposto che molte facciate, alcune di quelle interessate a Decurales, non è che fossero proprio linde e pinte, voglio dire, erano comunque stato di abbandono. Io ero il primo che nutriva qualche dubbio sul fatto di farlo o non farlo nel centro storico, però non credo che siano proprio male. Ora, anche questo può essere oggetto di un confronto, di una consultazione popolare, cioè la democrazia serve a questo. Vediamo, la maggior parte dei castranetani vogliono questi murali, se non li vogliono, oggi hanno la possibilità di verificare se sono o non sono belli, se sono o non sono di loro gradimento. Possiamo fare anche questo, cioè io non ne faccio mai una battaglia di religione, non è su quello che mi spendo. Però se si conta sul ripristino, diciamo, dei luoghi e dei colori così come erano, penso che a quel punto non c'entrino più tanto. Però non stai, purtroppo, dico purtroppo, non stai in una situazione di completo ripristino, non è che domani mattina ripristiniamo l'intero centro storico. Allora, ci potremmo porre il problema quando resteranno come nude stonate solo i murales. Se a fianco alla parete occupata da murales, ripeto, io ero uno di quelli che nutrivo qualche dubbio, e l'ho detto, non dico adesso, l'ho detto già in prima battuta, però non è male il risultato. Se il muro a fianco a murales è ad Arlecchino, perché ci sono tre proprietari, ognuno si è fatto il pezzo diverso, metti questo murales, secondo me. Se invece ripristiniamo tutto il paese vecchio, tutte le facciate, così come la Viana del Colore, confrontiamoci un attimo. Beh, signori, sono rimasti fuori solo i murales, li teniamo come elemento di arricchimento del centro storico di Castellaneta, se così lo interpretiamo, dice no, oppure non ha più senso, anche quelli vanno via, cioè questo ti potrei seguire. Ma oggi non credo che il problema del centro storico siano solo i murales. I problemi del centro storico sono alcuni anche residenti del centro storico che non sanno. Se posso fare una chiusa. Se posso fare una chiusa su questa cosa, perché ha detto bene il sindaco, lui non ci credeva sui murales. Ma fermo restando che murales in Italia, nei centri storici, è una cosa ormai conclamata, per cui non è che abbiamo fatto uno scelto.
però a chi si opponeva io ho posto una semplice questione: dove eravate quando si facevano le pensiline, quando si facevano i rivestimenti? Quelli sì irreversibili. Il Morales il giorno dopo con l'imbiancata va via, e questa è una premessa. E l'altro obiettivo, perché noi abbiamo accettato i Morales e l'abbiamo raggiunto, è quello di parlare del centro storico finalmente. Cioè noi tramite i Morales volevamo prendere e mettere un riflettore sulle problematiche del centro storico, e credo che su questo ci siamo riusciti. Era solo questa l'idea. È chiaro che potrebbe sembrare una distonia rispetto a uno che progetta il piano del colore, però credo che molte persone si sono ricredute sui Morales nel centro storico. Alcuni Morales addirittura hanno recensioni a Londra e a Berlino, e a chi contestava direi allarghiamo un po' l'orizzonte, cioè guardiamo cosa succede fuori. Ripeto, parliamo di interventi irreversibili, perché un domani una sciabbata e sparisce. Le pensiline, i rivestimenti incomuni che dovrebbero scandalizzare più sono stati sottaciuti. Questo è solo. I Morales, che sono diventati la ragione di vita per qualcuno, questo qualcuno deve capire una cosa, che non vive solo a Monte. Io ti ho detto che non ero convinto, eppure sono il sindaco. Avrei potuto dire, no, non si fa. Ho ascoltato, ma aspetta, che sto rispondendo a lui. Si tratta, purtroppo, per fortuna, la democrazia è fatta alla maggioranza. C'è chi piace, c'è chi non piace. Senso unico di via Roma. Sono venuti decine di commercianti a chiedermelo. Benissimo, lo abbiamo fatto. Si tratta di una sperimentazione. Purché, diceva bene Antimo, questa, non sempre siamo d'accordo con voi, però dice purché si tratti di un qualcosa di reversibile. O no, cioè non è morto nessuno. Via Roma lo riportiamo come era prima, però dobbiamo sperimentare. Perché se non facciamo mai niente, allora o mi dite che questo è il paradiso terrestre, altrimenti non bene, non cambiamo nulla. Allora, o è così, va bene. Ma se così non è, proviamo, tentiamo. Ora, sulle pensiline, sui palazzi ad Arlecchino, penso che tu, quasi 100 persone, tutte e 100 saremo d'accordo che vanno sistemate. Sui Morales probabilmente siamo 50-50, 70-30, quindi non è che diventa un problema stare a sedere dei Morales, che già abbiamo parlato di 3.000 di Morales. Si vuole pubblicizzare la figura di Rolfo Valentino, perché non fare Rolfo Valentino da parte? Perché no? Esatto, per esempio, perché non fare la scenografia del sacco? Ma all'interno del piano, scusa, però Michele, scusa, avrai, cioè, riflettici un attimo, con questo ragionamento che hai fatto tu non condanni l'esecuzione delle opere, ma sei entrato nel tema, nel merito, che sarebbe stato meglio parlare di Valentino piuttosto che di Paperino. Se vedi, allora, okay, questo è vero quando non si confronta. Allora ti dico che fra 3 anni, immaginando, come dite, di riuscire a realizzare appieno le previsioni dei nostri architetti, fra 3 anni, quando sarà tutto bonificato dalle schifezze varie il centro storico, decideremo di cancellare anche questi murales che sono stati fatti poco fa, e individuerà lei, probabilmente, visto che sì, voglio dire, non potrà dire che sbaglio sempre io, individuerà una parete dove realizzare Rodolfo Valentino. Cioè tutte se potete fare, basta che li concordiamo, però nessuno di noi è il depositario della verità. Cioè, chiaro, anche la denuncia su Facebook, e io non mi scandalizzo perché scrive su Facebook, se scrive io non le vedo neanche, però se qualsiasi, non ce l'ho fronte, Michi, voglio dire, qualsiasi cosa si faccia, uno lo devi scontentare. Su
decine di persone, potrei dire migliaia di persone che stanno senza fenuta, che qualcuno deve scrivere su Facebook, che stanno senza fenuta e devono scrivere. Quindi non andiamo dietro a questa accusa. Mi interessa di più il discorso che stai facendo tu stasera. Dici, signori, posso segnalare questa accusa perché avete sbagliato tema? E ti dico che hai ragione, io la penso come te. Allora, noi dobbiamo entrare in un nuovo modo di pensare. Dobbiamo confrontarci, il paese è nostro. Dobbiamo confrontarci e trovare la situazione, la soluzione migliore, problema per problema, ma dobbiamo partire tutti alla pari. Io sono uguale a te, uguale a te, io non la penso così, ho capito, ma sei una su 17.500, come io sono uno su 17.500. Quindi dobbiamo confrontarci, nessuno è depositario della verità, giusto? Prego. Di differenza. Allora il tema qual è? Questa iniziativa ci è stata proposta da alcuni, da molti commercianti di Castelli. Io faccio queste premesse non per fare scaricabarite. Questa invece io l'ho condivisa e ho condiviso soprattutto la possibilità di questa sosta per mezz'ora, un'ora, mezz'ora su via Roma, un'ora nelle stradine laterali. Nei primi tratti, non di tutte le stradine laterali, nei primi tratti di alcune strade laterali. Perché? Credo che tutti quanti, oggi mi è stato posto il problema da un'altra residente, l'altra mia amica di famiglia, madre di un mio amico d'infanzia, il problema dei residenti mi è stato posto oggi. Proviamo, possiamo anche prevedere dei passi per i residenti, ma l'obiettivo nostro qual era? Dare la possibilità, se dobbiamo incentivare il commercio, poi ci renderemo conto che non funzionerà, torniamo come stavamo prima, non c'è nulla di irreversibile. L'idea nostra era di dare la possibilità, oltre a questa mezz'ora su via Roma, a tot macchine, non mi ricordo neanche quanti parcheggi sono previsti, no? Oltre a tot macchine di fermarsi, ma dare la possibilità di fermarsi anche nelle stradine laterali, perché tutto è mirato, perché devi capire qual è la ratio, qual è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è incentivare il commercio, quindi diamo più posti macchine. Ora, se voi, dico, non è una critica, capiamoci, se voi che abitate nel salotto buono di Castellani su via Roma, come dice qualcuno del centro storico, dovete capire che avete i pro e i contro. C'è l'affaccio sulla gravina, c'è il problema del parcheggio, cioè non si può avere tutto dalla vita. Quindi voi che abitate nel salotto buono di Castellanita, se riuscite a fare questo sforzo di parcheggiare poco più lontano, date la possibilità al commerciante sotto casa di lavorare un po' di più. Diversamente, è ovvio che se venite da me, soprattutto tutti i commercianti, io li ho ascoltati, ma non solo perché stiamo sotto votazione, perché credo che dobbiamo ascoltare la categoria. Se vengono tutti i residenti di via Roma e dicono guardate, vogliamo i passi, daremo i passi, cioè non è che ne faccio anche lì una guerra di religione. È un peccato togliere posti al commercio, cioè quello è il ragionamento. Più lontano, poi ragioniamo sugli orari, la notte la puoi parcheggiare come vuoi, cioè non lo so. Io non sono contrario a nulla, questa approfondiamo, si chiama sperimentazione per questo. Lo possiamo fare, io voglio dirti, ripeto, era. Non l'ho seguita proprio nel dettaglio, ma per smuovere la situazione, non voglio fare il Kennedy del caso, no? Ma per smuovere la situazione ognuno di noi deve rinunciare a un minimo, no? Cercavo di spiegarlo per la ZTL del centro storico e quant'altro. Ora, ripeto, se volete,
ripristiniamo la situazione, cioè una firma ci vuole e rimetti le macchine dove stavano qui. Però credo, cioè, riflettiamoci un attimo, io invito solo alla riflessione. Poi tenerci il paese come sta, non costa nulla, io non faccio niente, non faccio provvedimenti, non paghi tecnici, non faccio studi, non faccio piani, non faccio nulla. Sto tranquillo e non mi creo neanche problemi di amicizia e quant'altro. Però credo sia un peccato, è un'occasione da sfruttare. Su tante questioni proviamo anche a fare dei passi indietro. Non ti devi rovinare la vita, per carità, non è che devi andare a parte viaggiare per San Francesco. Ma ad esempio nella zona della Pascoli, sul parcheggio della Pascoli, prima si poteva parcheggiare dalle 6, ma visto che i bambini alle 4 se ne sono andati tutti, possiamo parcheggiare dalle 4, avete recuperato 8 euro, dove ci sono altri parcheggi. Cioè noi stiamo cercando di aiutare un po' tutti per far funzionare il sistema. Se per voi è imprescindibile avere per forza dai costi, torneremo come stavamo prima, ripeto, non è un problema, almeno facciamo la partita, vediamo un attimo. Come proposta lasciare via Roma ai commercianti, comunque le traverse a noi o comunque anche i commercianti mezz'ora, però noi in FAS sarebbe un giusto compromesso, loro hanno via Roma, che è un compromesso in più rispetto a quello che avevano prima, e noi abbiamo già la strada che è già molto limitata. Vabbè, noi, la vediamo sempre. Ogni famiglia c'ha 3-4 macchine ormai, dicono che c'è la crisi, però vogliono ce ne abbiamo un altro discorso. Per carità, le istanze sono tutte legittime, pure io voglio perché c'è sotto casa, ognuno di voi perché vuole perché c'è sotto casa, però ripeto, abitare in via Roma comporti pro e contro, io proverei a aiutare più i commercianti, però vabbè, ragioniamoci, se la maggioranza vuole questo io mi adeguo, non è, sul piano regolatore faccio la forzatura, vado in consiglio, si vota e basta. Su questo non mi vedrai battere i pugni in un tavolo, quindi la sistemiamo, vediamo, sentiamo un po' di mondo di tutti e poi prendere una decisione giusta, non ti preoccupare. Praticamente da stasera, giusto? Da stasera comunque dobbiamo dare il via alla mostra, perché le stanze qui a fianco, gli architetti, soprattutto le junior, soprattutto le junior hanno sistemato le stanze qui a fianco, hanno organizzato una bella mostra che credo sia da vedere e ve lo consiglio perché riprende un po' quello che abbiamo fatto sull'urbanistica, a partire dal PUC, si parla dei PIRU con gli utility lab che è una cosa particolare e ora sta arrivando il presidente di ANCE Taranto proprio perché dobbiamo, come dire, continuare su questo percorso e per finire al piano del colore che sostanzialmente hanno presentato stasera, ma troverete già sui grafici, quindi è anche inaugurata questa mossa, ora ci facciamo un giro, andiamo a vedere tutti insieme, se ci sono altre osservazioni, altri interventi, noi siamo aperti sia ora ma anche in futuro, come dicevo prima. Hanno fatto uno studio, l'altra volta fu fatto ascendere e scontava una serie di problematiche. Abbiamo provato a organizzarlo diversamente anche perché così facendo, questo mi dicono i tecnici, abbiamo cambiato il meno possibile il senso di marcia delle altre strade, mi spiego? Quindi abbiamo sostanzialmente lasciato quasi tutto invariato, fatto eccezione per il tratto di via Roma. Parliamo del senso di marcia, non dei parcheggi, perché qua così abbiamo cambiato sui parcheggi. Ma chi ha accumulato la vela sbaglia qualche cosa? Voglio dire, stiamo provando a sperimentare, fratello mio. Sì, non lo so, siccome gli è uscito il pacchetto, ma lei? No, voglio dire, io quando mi fanno interrogazioni di consiglio non me le faccio niente, dico interrogatemi in diretta, io sono pronto, possiamo parlare di tutti gli argomenti che volete. Ma perché è la cosa buona di questa centrologica salita è che giù hanno porta piccola, se ci sono tutto il clima c'è il pericolo quando si può immaginare le salite sopra. Non c'è nessuna macchina che scende, per cui solamente la giù vengono e si salvezza. Per invece di salire sopra bisogna fare tutto il perimetro denominato e ritornare sopra. Mentre quando era prima discesa, oppure se si voleva si vuole risolvere anche il problema della porta piccola, che si diceva sempre, si faceva la discesa via Roma, c'è stata la salita, da via San Francesco si vedeva.
Allora, questa cosa ce la rivediamo, quella del, è partita da ieri, diciamo, appieno, digeriamo 15 giorni almeno, no? Quando mangi una cosa pesante, almeno ci metto 2-3 di digerire, almeno prendiamoci 15 giorni, quindi poi con calma vediamo quello.